ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi siamo qui, come avete letto dal titolo, con Bomber per caso, ma in una nuova forma, ovvero Bomber per caso su Foot Draft. Questa è la Bomber per caso Foot Draft Challenge. Cosa andremo a fare? Allora, in questo primo episodio mi sceglierò tutti i giocatori più lenti, ma ragazzi, dal prossimo episodio lo deciderete voi i pipponi da scegliere, perché il commento più votato sarà il prossimo speciale Bomber per caso. E spolliciate subito perché a 40.000 mi piace ci sarà un prossimo episodio, quindi dai con pollicioni, suggeritemi qua cosa scegliere, se la velocità è più lento, il meno fisico, il più basso, il più alto, insomma quello che volete. Noi adesso come modulo fortunatamente ci andremo a scegliere quello che vogliamo e siamo pronti. Oh cazzo, sono tutti veloci. Ok, Pogba non mi ha detto male, anche se devo dire ciao a Ronaldo. Spero che questo nuovo format di Bomber per caso vi piaccia. Ovviamente quell'altro lo rifarò sempre, ma adesso Pogba sei mio. Poi, altro CC. E sono tutte pippe. Mi tocca prendere Costa cinese. Ecco, costa pure poco. Bene. Però fa intesa. Che culo. Esterno sinistro. No, no. Ok, è Nani quello con meno velocità, sì. Poi sarà divertente giocare con questa rosa, ragazzi. Ho molta paura. Ancora. Esterno destro. Che pizzi. Manco 4 stelle, no. Almeno c'ha 4 stelle abilità. Pizzi. Ok. Su sti pizzi, vediamo chi c'è. Attaccante. Oh cazzo, se c'era, se mamma mia, se facevo il più veloce a Aubameyang. Purtroppo, e non fa un cavolo di intesa. Attenzione, attenzione, ho la scelta. Posso scegliere tra Cavani e Müller. Cavani non mi fa intesa e Müller neanche, quindi tirerò una moneta. Testa Müller, croce Cavani. Vediamo. Testa Müller. Secondo attaccante. No, close. Però buono, almeno mi fa intesa, dai. Almeno fa... buona. Buono, il migliore mi potesse capire. Però è una pippa. Terzino sinistro, ecco. E qua andiamo molto male. Maxwell, dai, va bene. Andiamo molto male perché se capita Mertesacker o Skrotol o Arribas. Ma questo non c'è Arribas proprio perché non corre, cammina. 66 di velocità e manco fa intesa. Altro pippone. No, 52 di velocità. Almeno fa intesa. Terzino destro. M'ha detto culo. Sono fighe ste challenge perché può dirti culo come può dirti sfiga nera. I portieri non sono veloci, quindi prendo quello che c'ha meno tuffo, che è corrispondente alla velocità. Zia Ler. E fa pure intesa. Altro portiere, 74. Ecco, mi tocca prendere sta pippa di merda. La devo pure mettere al posto di questo. Che belle queste sfide. Godin, però è 70. Questi qui sono più lenti, quindi niente. Ce faccio a birra. Idem con patate per questo. Zuma lo prendo perché è lento, ma non ce faccio niente. COC is. No, Nzonzi. Mamma mia. 70 di velocità. Questi quanto c'hanno? 79. No. No. No, devo di ciao Pogba. No. Devo mettere Stonzonzi pure Zozzo. Buono. Però è 72. No. Non è buono. È 72. È sempre più di Costa e Nzonzi. Attaccante Stindl. 71, vediamo gli altri quanto c'hanno. E non è possibile, mi si sta sminchiando tutta l'intesa, mi si sta sminchiando. Almeno mi fa doppia intesa con Gomez. Sembrava dicesse culo. Volevi, Dai, prossimo. Ciao Bale, ciao. Non poteva capitare Rune, no. Perrin, 72, sempre più veloce di sti zoppi. Vediamo chi c'è. Sì, vabbè, Ronaldo Totti, me lo sogno Ronaldo Totti, la notte proprio. Terzino sinistro, Jefferson, 83, 74. Eccala, eccala. Sta arrivando il pippone. Terzino destro, Kombarov, che non fa intesa. Sta arrivando, l'ho preso, vediamo quanto c'ha. E l'ho preso. Porca puttana, l'ho preso in quel posto. Ciao Lam. La madonna, che palle. È una squadra devastata, distrutta. È arrivato. No, anzi, peggio, peggio me sento. Peggio me sento, Bodmer, non l'avevo visto. 53, peggio me sento perché devo levare Ribas. E quindi mi deve levare pure l'intesa. Terzino destro, Zabaleta, ma non mi salva il culo purtroppo. Perché è 73, l'altro è 72. No, mi salva il culo Zabaleta, l'altro è 75. Che culo Zabaleta, meno male, almeno è più forte di sto scaricatore de porto. Ultimo, fa che non sia un pipponissimo. No, no, no. 30 di velocità. Hello darkness my old friend. Porca miseria. Ebbene sì,
Samba, saluta Bondmer, è arrivato Samba. E voilà, e questa è la mia squadra di Bomber per caso. Benissimo, e siamo pronti per la prima partita, e forse anche l'unica. Mamma mia, che squadra dei peracottari. Però dai, poteva andare peggio, sulle fasce sto messa abbastanza bene con Nanni e Pizzi. Abbastanza skillati, Müller forte a centrocampo, dovrei tenere botta. Dai, dai, sono fiducioso, è veramente euforico. Siamo pronti, questo mi apre come una cozza. Costa cinese, oh, le grandi skill. Corri, non corrono ovviamente. Sindel, che non ho mai sentito nomina per Nani. Nani però è veloce, il più veloce della squadra, quindi skill. Ma perde palla. Mamma mia, quanto son lenti. Poi voglio vedere Messi contro Samba. Attenzione. Costa cinese, la mette dentro. Come Diego Costa. Meglio di Diego Costa. Costa cinese, punisce tutti col suo 50 di velocità. Cioè, guardate, meglio di invecchia all'ospizio. Boom, 1-0. Ci sto a credere manco io. Capirai, Messi contro tutti i lentoni. Guarda Messi che cazzo fa, vaffa. Che coglione. No, no, Samba che c'ha 30. Oh, Samba ha retto, De Pisello. Mamma mia, De Pisello ha retto contro Messi. Il Pisello è alto quanto Messi, il Pisello di Samba. Oh no no raga, è impossibile, cioè in difesa è veramente impossibile. Zonzi in possesso palla per Müller. Müller protegge bene, molto bene Müller a servire Sindel. Oh, Costa ancora, ha rischiato il gol. Oh, è un fenomeno questo. Da Baleta recupera Veronica. Ha un ottimo tiro. Sì, in culo gli orsi. Sindel, raccoglitore de bocce. Difesa. C'ho due banane e due pesche in difesa. Via. Mamma mia, non ne usciamo più. Finché impiamo gol non ne usciamo. Zonzi allarga tutto, benissimo per Nani. Nani skilla, ancora Nani. Sempre lui, skill inutili. Si sterza Nani, vai vai che gol. Vai Nani, vai che gol. Non è possibile, che miseria per poco. Guarda, guarda quanto ci è mancato. Guarda come si è fatto supera. Ecco il gol al 45esimo. La maledizione del 45esimo! Porca troia! Non c'ho parola. Secondo tempo, dai, abbiamo dominato. Cerchiamo di vincerla sta partita. So che è difficile perché non si muovono. Sono più lenti di un tamburo in salita, però. Zonzi, allarga sta palla! La lentezza fatta a persona! Porca merda! Poi dice che uno non si incazza! Portiere se sta a fare una pippa. Via. Ovviamente lo scopo di questa challenge è quella di vincere il draft, ma non so mai quando riusciremo a farlo e con quali giocatori, forse i più alti. Guardate che cazzo d'azione. Umiliato così da un lancio lungo. Manco l'Inter in finale dei Champions League. C'ho i pali, panini del McDonald's in difesa. Guarda, non c'è nessuno. Dai Pizzi, io so che sei lento, ma pigliala sta palla. Attenzione, Pizzi l'ha presa. Pizzi in area di rigore, Pizzi scarica per Sindel, che la mette dentro e fuori gioco di merda. Porca miseria, fuori gioco di merda. Dai, era Müller da solo. Ma vaffanculo Müller. Oh, ma ce l'hai il tempo, ce l'hai il tempo di carica. Ce l'hai il tempo di carica. Non ce l'hai il tempo di carica. Direi che la sfida di Bomber per caso non è stata completata. Mortacci di Müller, guarda. Avevamo iniziato bene, avevamo iniziato. Vediamo che abbiamo trovato, vai. Noi che facciamo pure uno spacchettamento selvaggio. Bene. Pipponi, pippa al sugo. E ragazzi, spolliciate 40.000 mi piace, ci andiamo a rifare Bomber per caso Foot Challenge. Scrivetemi con quali giocatori farla, se più alti, più bassi, più lenti, più stronzi. Tipo questo è stronzo, così. Con i più lenti purtroppo non ha funzionato. Fatemi sapere se vi piace questo nuovo format. 40.000 mi piace, prossimo episodio. Iscrivetevi al canale se non è ancora fatto. Facebook e Instagram in descrizione. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Vi mando un abbraccione, un salutone. E ci ciao gente.